Firenze saranno in gara 62 atleti che sono primatisti nazionali in questo momento del loro paese e non era mai accaduto, a testimonianza di una starting list molto importante e di un'atletica in continua evoluzione. Saranno due ore e un quarto di grande atletica, si comincerà con il disco donne alle 18.45, asta donne, peso uomini, 400 stato di donne, alto uomini, 400 uomini, 3.000 siepi uomini, 100 stato di donne, lungo donne, 100 stato di uomini, 1.500 donne, 200 donne e poi uno stato binario finale con i 5.000 uomini e 100 uomini fino alle 22. E ci saranno anche tanti azzurri in gara e saranno protagonisti, la manifestazione sarà in diretta sulla Rai 3 alle ore 20, noi vi accompagneremo da qui alle ore 22.
in pedana per il suo primo lancio, la campionessa europea Under 23 del 2017. Vento laterale che disturba e discopre in questo momento. Adesso le due favorite saranno l'una dietro l'altra. Si comincia la ragazza che ha vinto tutto in carriera. Due Olimpiadi, due campionati del mondo convinte da altre due medaglie, cinque campionati europei, 42 vittorie in Diamond League. Sandra Perkovic, Croazia. Deve essere vicino al suo stagionale di 66.
posizione. E infatti 61 e 65 va alle spalle di Sandra Perkovic e Jaime Pérez. Lo di vita che era terza prima di questo lancio. Anche essersi ripresa il terzo posto Claudine Vita. Vediamo la misura per l'atleta tedesca, l'atleta europea under 23 del 2017, 62 e 72. Invece la presa del padre architetto fu due anni fa di Gala, Svezia, Maria Dolly, Croatia. Adesso, signore e signori, il duello. Abbiamo visto iniziare fin dal primo lancio. Stagionale 67-70 per la vincitrice di tutto quanto sia possibile vincere. Mondiali due volte, Olimpiadi due volte, Europei 5 volte, Diamond League 42 volte. Croazia, Grisha, Sandra Perkovic, secondo te. Sandra Perkovic,
vuole il tris olimpico in questa annata dopo aver vinto a Londra e a Rio. E naturalmente intanto ha già fatto due volte il record dello stadio. E va a 62 centimetri dal record del Golden Gala e su con 68,93 nel 2018. Adesso Jaime Pérez, Cuba, è la campionessa del mondo in gara. Volta è poco sopra i 65 metri il lancio di Jaime Pérez, prende comunque gli applausi del pubblico, sarà un bel duello, due lanci con Bergoglio davanti a Jaime Pérez. Adesso Firenze, diamo un aiuto all'azzurra, Casey Osakue!
Yaimé, Pérez, Christine Pudenz. Ancora due lanci di qualificazione, final three. 66-07 per la Pérez. Adesso la classifica, a partire dal quarto lancio, viene invertita, quindi la prima a lanciare è Delia Caballero, mentre ci stanno anche scattando la ragazza del salto con l'asta, coprizione per l'inizio alle 19.30. Thank you.
questi punez. From Cuba, prossima impedata per Cuba, 66-82, primo lancio, la campionessa del mondo, Doha 2019, messa in carica, Yaimé Pérez. Per il quinto lancio dell'azzurra, Daisy Osakue, forza Daisy!
lanciare nella Anantri fra poco. Adesso quinto lancio dopo la misura 60-69 per Pudenz, 60-69 for Pudenz. La prossima è la campionessa del mondo, the World Champion in Doha, from Cuba. Ricordiamo il nuovo regolamento della rubrica, a questo punto la Final Three, le tre ragazze che sono finite tre posti, o di rimpezzo, basta e comincerà dai 4:31. E la prima è decisiva. C'è anche il personale per Justin Maia, canadese, 12:51.93, superiore all'evento, con questo slide, 12:50.12.
Croazia. Congratulations, Sandra, 66-90 and the best at 368-31. Cominciamo dalla due volte campionessa europea under 23 per la Svizzera Angelica Moser. Ha recentemente stabilito il nuovo primato italiano, guadagnandosi anche lo standard per le Olimpiadi di Tokyo, l'azzurra Roberta Bruni. Due volte campionessa mondiale, campionessa del Sud America per il Venezuela, Robeis Peinado. Due volte campionessa mondiale a livello junior per la Svezia, Angelica Benson. Sei volte campionessa nazionale di Bielorussia, Irina Shuk. E 14 volte campionessa nazionale di Slovenia, Dina.